L'incontro tra Palamara e Cantone. L'intercettazione numero 1557327812. Il file dell'intercettazione era inspiegabilmente sparito e non si capisce come e perché. Fatto sta che l'audio in questione riguarda la conversazione avvenuta tra Luca Palamara e il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. LID è 1557327812. Si tratta del progressivo relativo alla conversazione intercettata durante la cena del 9 maggio del 2019 al ristorante Mamma Angelina ai Parioli. Alla cena parteciparono con le rispettive consorti l'ex membro del CSM ed esperto in nomine Luca Palamara e il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, oltre ad altri magistrati in servizio a Piazzale Clodio. Proprio il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ha affermato, come ricorda il riformista, che tale incontro, in cui probabilmente si discusse anche di chi avrebbe preso il posto di Pignatone una volta andato in pensione, non sia mai stato registrato. Non venivano effettuati ascolti quando Palamara incontrava colleghi in presenza delle mogli, ribadisce Cantone. Fatto sta che Palamara, parlando con una sua conoscente il pomeriggio del 9 maggio, aveva riferito che quella sera sarebbe andato a cena con Pignatone. La conversazione, registrata con il Trojan, venne ascoltata, secondo i tabulati agli atti della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e della Procura Generale della Cassazione e forniti dalla RCS, la società che aveva installato il software spia, solamente il successivo 13 maggio. Come facevano allora gli inquirenti a sapere che il magistrato, il quale ha dichiarato di non averne parlato con altre persone, sarebbe andato quella sera a cena con Pignatone e le rispettive signore? Un software da 300 euro al giorno. Il software funziona come un normale registratore. Per programmare la sua accessione è necessario digitare add, aggiunta di una nuova schedulazione. In seguito indicare il giorno e l'ora in cui si vuole far iniziare la registrazione e poi il giorno e l'ora in cui tale registrazione dovrà terminare. Una volta effettuata la programmazione, il Trojan genera un id. Per modificare la programmazione, poi esiste la funzione Replace to. Per cancellarla completamente, quella remove. Il consulente tecnico Fabio Milana, incaricato dal togato Cosimo Ferri, uno dei partecipanti al dopocena all'Hotel Champagne e sotto procedimento per tale fatto davanti alla sezione disciplinare del CSM, ha accertato che ci sono 14 ID orfani, ossia non associati al comando head, indispensabile, come detto, per la loro creazione. Uno di questi 14 è quello relativo al replace, effettuato alle ore 11:45 e 13 secondi del 9 maggio 2019 dal maresciallo del GICO della Guardia di Finanza, il reparto che condusse gli ascolti, Gianluca Orrea. Il giornale di Sansonetti ricostruisce che il comando replace viene dato dal maresciallo. L'operazione scatta in base a una programmazione disposta l'8 maggio 2019 alle ore 15, 3 minuti e 32 secondi, il giorno precedente la cena tra Palamara e Pignatone. Cosa prevedeva quella programmazione e soprattutto che fine ha fatto la registrazione con l'ID 1557327812? L'avvocato Luigi Panella, difensore di Ferri al CSM, ha sollevato la questione e ha prodotto la consulenza di Milana. La Procura Generale della Cassazione, dopo aver chiesto un termine congruo per replicare alle questioni poste dalla difesa, ha depositato una memoria di quasi 100 pagine, ma degli id orfani, stranamente, non c'è traccia. Ancora, sempre dalla lettura dei tabulati di RCS emerge la conferma di quanto riportato nei giorni scorsi dal riformista circa il non spegnimento del Trojan la sera del 9 maggio. Il Trojan rimase acceso fino alle 22:53 e 17 secondi, inviando dei segnali detti sync, che, come dice sempre RCS, rappresentano delle indicazioni inviate periodicamente dal captatore al server con lo scopo di far sapere che è operativo e collegato ad internet. Nelle istruzioni sul funzionamento del Trojan, RCS scrive che una volta ricevuta una configurazione, il captatore, se il telefono è stand-by, schermo spento, inizia a registrare creando dei frammenti di registrazione detti chunk.
I progressivi di tipo sync rappresentano delle indicazioni inviate periodicamente dal captatore al server con lo scopo di far sapere che è operativo e collegato ad internet. In altre parole, lo strumento era acceso e registrava. È forte quindi il sospetto che la programmazione sparita coprisse proprio la serata del 9 maggio 2019. Sarebbe il caso che venisse fatta chiarezza quanto prima. L'incontro tra Palamara e Cantone. L'intercettazione numero 1557327812.